Allora, Chiaro, facciamo la pizza rustica. Pronti. Pasta frolla già fatta, che va stesa abbastanza sottile. La ricotta che porterà Vincenzo, che viene poi condita con un po' di besciamel, con un uovo, con parmigiano grattugiato e con pezzetti di salame. Stendi, allora io taglio un altro po' di salame. La pasta frolla è la base di quasi tutti i dolci siciliani e del piccante. Questo è uno dei soliti dolci siciliani in cui il dolce e il piccante vengono uniti. Si arrotola e si srotola. Così faceva mamma. Guarda chi c'è. Vice. Buongiorno. Buongiorno, Vice. Vieni, vieni, posso la pizza ricotta? Che è fresca? Fresca, fresca, fresca. Grazie mille. Prego. Vice, oggi facciamo un pranzo all'aperto con tante persone. Sta ricotta ci fa bene lo cuore. Una torta casareccia questa. Casareccia nostrale. Vice, ti ricordi quando venivano i femmine a cogliere mennole? Come mi ricordo? Buone picciotte erano, però venivano per travagliare. Venivano per travagliare, ma danno, c'era fame. E poi c'era una festa alla fine, una bella mangiata. Tuo padre ballava benissimo. Mio padre ballava tarantella. Maria, quanto era bravo. Da quanti anni è che i Vella sono qui? Vice? Questo feudo noi l'abbiamo avuto in affitto dal 700. Dal 700, per cui tanti anni qui. Ciao Vice, grazie, grazie allora. Ciao Vice, grazie. Arrivederci. Allora metto la ricotta nel mixer per raffinarla un po'. Ci aggiungo un po' di besciamel perché ce l'ho. Non ci sta male. Adesso si versa qui. Intanto ci metto il formaggio. Deve essere ben pepato questo ripieno, perché la ricotta è dolce, dolce di suo. Ma ogni fichetta di musca. La sostanza. La sostanza. Questo è un bel proverbio siciliano. Ogni fichetteggio di musca fa sostanza. Ogni piccolo fegato di mosca è nutrimento. Mamma la faceva con le striscioline reticolo. Molto più sottili e a reticolo. E invece a me piace con questa forma un po' rozza. Questo dove la metti? Questo poi... La teniamo per altro. Facciamo biscottini. Perfetto.